quella che vedete alle mie spalle è un'opera di Picasso, Ragazza davanti allo specchio. Essa non è però l'opera sua più celebre. L'opera più celebre è infatti Guernica. È l'opera più rappresentativa del XX secolo, sia per la sua simbologia, per la sua storia, per i suoi significati, ma anche perché Picasso ha scelto di dipingerla attraverso i toni del grigio. E soprattutto perché è diventata la prima opera di denuncia politica attraverso l'arte. L'opera è esposta da sola in una sala del Reina Sofia di Madrid. Guernica è una tela dipinta ad olio in soli 2 mesi, delle dimensioni di circa 3,5 metri per quasi 8 metri, ma fu preceduta da un'intensa fase di studio testimoniata da ben 45 schizzi preparatori che Picasso ci ha lasciato. Guernica è il nome di una città spagnola che detiene un triste primato, quella di aver subito il primo bombardamento aereo della storia. Guernica è un dipinto di guerra, è un racconto di storia che ci mostra però il lato più tragico di questa. Mentre Picasso lavorava nel suo studio a Parigi, la Spagna viveva un periodo di forte agitazione a causa della guerra civile tra i monarchici, guidati dal generale Francisco Franco, e i repubblicani. Mussolini e Hitler appoggiarono Franco, inviarono rifornimenti, soldati e armi. Anche il governo repubblicano spera in un aiuto da parte delle nazioni democratiche, un aiuto che però non arriva. Francia, Inghilterra, Stati Uniti restano a guardare, nel timore che il conflitto diventi mondiale. Il sostegno arriverà invece da intellettuali, anarchici e studenti di tutto il mondo. Truppe del Fronte Popolare durante la guerra civile spagnola. Si combatte per oltre 2 anni, moltissimi sono i morti e feriti su entrambi i fronti. L'esito della guerra però si decide con l'entrata in scena delle forze aeree italiane e tedesche. I bombardamenti fiaccano la città, indeboliscono la resistenza, tanto che ad aprile del 1939 la guerra è definitivamente persa, con un bilancio veramente drammatico. I repubblicani spagnoli quindi lanciarono un appello agli intellettuali, tra questi rispose proprio Picasso. Il governo repubblicano commissionò così l'opera a Picasso, che verrà esposta nel padiglione spagnolo alla Mostra Internazionale di Parigi del 1936. Guernica fu presentata all'Esposizione Internazionale di Parigi del 1937, dove il padiglione tedesco, con sopra un'aquila alla sommità, si contrappone al padiglione russo dove ci sono 2 lavoratori. Guernica, esposta nel padiglione spagnolo, è invece un manifesto che rappresenta il grido di dolore universale, una moderna pietà, un grido contro la violenza, la sofferenza e la guerra. Un urlo per non dimenticare. Il bombardamento su Guernica avvenne il 26 aprile del 1937 e la stampa dell'epoca riportò queste atrocità. Picasso ebbe modo di conoscere e vedere attraverso i reportage in bianco e nero le immagini della guerra. La guerra si concluse nel 1939. Di morti e la vittoria di Franco. Ciò che appare subito evidente è la scelta dei colori. La tela è quasi un monocromo, giocato sui toni del grigio per esaltare la carica drammatica e anche perché le sue fonti di ispirazione sono stati reportage fotografici di guerra, caratterizzati dal bianco e nero. Tutta la composizione rispecchia i canoni del cubismo. Abbiamo una serie di figure incastrate una sull'altra, rappresentate da punti di vista differenti.
Nella pittura cubista le figure tendono a scomporsi in forme geometriche, lo spazio si appiattisce, le regole della prospettiva non servono più e la stessa figura può essere rappresentata contemporaneamente di fronte e di profilo, dall'alto e di lato. Aggregazione della forma, scomposizione della realtà attraverso una veduta multiprospettica con diversi punti di vista. Sono questi gli elementi chiave del cubismo. Gli oggetti è come se fossero ritratti da diverse angolazioni per poter fruire della rappresentazione più completa e totale. Viene unita la dimensione temporale alle altre tre dimensioni spaziali e annullata la prospettiva tradizionale in favore di una simultaneità. Lo spazio che Picasso rappresenta in Guernica è uno spazio interno, testimone la lampada, è uno spazio sventrato e messo a soqquato dal bombardamento appena avvenuto. La composizione pittorica è concepita con uno schema triangolare, il cui vertice corrisponde al polso della donna, che segna anche un asse di simmetria di tutta l'opera. Partendo da sinistra verso destra, notiamo subito una madre con un bambino in braccio. È disperato, suo figlio è morto. Nel suo volto c'è lo strazio. Il volto e il grido sono diretti verso l'alto. È un'invocazione, una richiesta d'aiuto, ma anche una condanna, in quanto gli assassini arrivano proprio dal cielo. Contrariamente, la testa del bambino è riversa verso il basso e i suoi occhi non hanno più vita. La bocca è chiusa in un silenzio che si contrappone al pianto e all'urlo della madre. Il riferimento esplicito per questo particolare, per la posizione assunta dai personaggi, è Michelangelo con la sua prima pietà, quella vaticana, e a Giotto nel compianto di Cristo, anche se il dolore in queste opere è più composto. Molti altri dipinti affrontano poi lo stesso tema della donna in lacrime e della disperazione. Salendo verso il vertice del triangolo abbiamo poi un toro, simbolo della forza e del potere della Spagna, offesa ma anche di brutalità, dipinto più volte da Picasso nelle sue tauromachie. Il cavallo invece è il simbolo della natura addomesticata, anch'esso emette un grido di dolore. A terra c'è un soldato sconfitto, con una spada ridotta a un frammento, ma con un piccolo segno di speranza in tutta questa tristezza e distruzione. Infatti ha tra le mani un piccolo fiore, allusione alla pace e alla rinascita, e subito sopra in alto una colomba. Egli è stato sconfitto, è caduto, ma non si è arreso, il pugno destro è ancora stretto intorno all'elsa della sua spada, quella spada che i cavalieri usavano sin dall'antichità, affrontando il nemico faccia a faccia, un'arma valorosa che nulla può contro la moderna tecnologia dello sterminio. Questa figura di soldato ricorda un'illustrazione della scena del diluvio che troviamo nel Messale latino 8878 del Beato di San Severo, risalente al 1038, presente proprio alla Biblioteca Nazionale di Francia. Gli animali, compagni fedeli dell'uomo, ne condividono lo stesso destino. La guerra sventra case e stalle, non risparmiando né bambini, né donne, né animali. Anche semplici oggetti domestici, come le lampade, sono simboli del quotidiano che è stato violato e sconvolto. Ci documentano che tutto avviene di sera, il momento in cui si torna a casa dopo una giornata di lavoro, nelle speranze di essere in un luogo sicuro e protetto. La lampada richiama anche la forma di un occhio, l'occhio divino. Essa è un chiaro rimando anche alla corona di spine, simboleggiando il sacrificio avvenuto delle persone al pari del sacrificio di Cristo. Questa lampada accesa, inoltre, è un chiaro riferimento a un dipinto famosissimo di Van Gogh, Mangiatori di patate. Sulla destra c'è una donna che grida e corre verso sinistra. Un'altra figura di donna sta cercando qualcosa con la luce di una candela. Nella parte all'estrema destra la presenza di lingue di fuoco che si sprigionano dalle case bombardate, come denti aguzzi, divorano e investono anche un uomo che grida e tenta di fuggire. Questa
Quest'ultima figura, per la posizione assunta, rimanda invece alla posizione della Maddalena in molte crocifissioni, la donna che si affaccia alla finestra e che alza la lampada come la statua della libertà è molto simile al dipinto di Salvatore Dalí, dal titolo Il sonno, dove il pittore surrealista afferma che l'ossessione per questo tema gli venne fornita proprio dall'angoscia della guerra civile che imperversava nel suo paese e in lui era grande il desiderio proprio di sprofondare in un sonno per liberarsi da quegli orrori. Guernica di Picasso è un grido universale contro tutte le guerre e contro la violenza. Lo stesso Picasso donò l'opera alla Spagna, a condizione che essa sarebbe potuta tornare in patria solo quando si fosse ripristinato un regime democratico. Fu per questo che l'opera fu ospitata al MoMA di New York. Picasso morirà nel 1973, Francisco Franco nel 1975 e l'opera tornerà in Spagna solo il 10 ottobre del 1981. Una curiosità, sembra che l'ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita allo studio di Picasso, riferendosi a Guernica, abbia detto: "È lei che ha fatto questo orrore?" E Picasso sembra abbia risposto: "No, è tutta opera vostra."